Bene, un saluto a tutti gli amici di Generico. Come potete vedere qua davanti abbiamo una stampante e i soldi. Questo perché? Perché il video che ha riscosso più successo sul canale è stato il video cosa succede se proviamo a fotocopiare i soldi. Perché, come se avete visto gli episodi precedenti, avrete capito che non si riesce a fotocopiarli perché le stampanti hanno un blocco all'interno. E allora ho letto tutti i vostri commenti che insomma mi dicevano: ma prova a far così, la tua stampante è rotta, eccetera eccetera eccetera. Ogni video aveva una stampante diversa e anche oggi abbiamo una stampante diversa. Oggi è una Epson, mentre di solito era un HP. Proviamo subito a vedere cosa succede se proviamo a mettere all'interno una banconota a caso. Prendo questa, anzi ce n'è già dentro una, togliamo quella e mettiamo questa. La mettiamo all'interno, chiudiamo la stampante, andiamo su copia e la facciamo a colori. E vediamo cosa succede. Come potete leggere dal display c'è scritto annullamento in corso. Impossibile copiare, verificare l'originale. Un messaggio di errore molto generico. Proviamo a girare la banconota in un altro senso e metterla magari più in basso. Facciamo partire la stampa di nuovo. Ha preso il foglio perché la banconota era più indietro. Ha stampato una riga, dopodiché dopo il seriale si è completamente bloccata. Come mai è successo ciò? Perché appunto, come vi dicevo prima, le stampanti hanno all'interno un blocco che non permette la stampa di queste banconote, nuove o vecchie che siano, perché se proviamo anche questo 20 euro, sempre a recente, facciamo stampa con il 20 euro all'interno, ok, questo è il tasto, avremo il medesimo problema, ve lo dico perché sinceramente ho provato anche qua, non ha nemmeno stampato, quindi non abbiamo sprecato neanche il foglio, per fortuna è impossibile copiare e verificare l'originale. Mi avete dato dei suggerimenti, tipo, non so, la tua fotocopiatrice è rotta, la tua stampante è rotta, prova a mettere due banconote, una magari un po' sovrapposta, così per creare distrazione, oppure una sopra, una sotto, così. Vediamo un po' se riusciamo a ingannarla in qualche modo, oppure no. Dubito, però, proviamoci. Anche qua, annullamento in corso, stesso problema. E allora voi qua mi starete dicendo, ma non è che la tua stampante è rotta? Oppure avete pure detto, ma prova a fotocopiare le monete. Qua abbiamo un 2 euro, proviamo a metterlo dentro. Mettiamoci anche un euro insieme, te, così diventano 3 euro. Ci possiamo prendere 3 caffè, andiamo ancora qua e facciamo stampa. Teoricamente la moneta, come state appunto sentendo, viene stampata. Quindi non è la mia stampante rotta. Ed ecco qua che compaiono 3 euro, forza! Eccoli qua, una monetina da 2 e una monetina da 1 euro stampate. Molto simili agli originali, ovvio, ma praticamente impossibili, cioè sono sottili un pezzo di terra, non hanno peso, quindi non ha senso stampare le monete, purtroppo non ha senso. Ha senso stampare appunto i soldi. Ma mi avete anche scritto, prova a stampare i dollari. Qui abbiamo 5, 10, no, qui abbiamo un 5, un 20 e un 1. Iniziamo con il 5 dollari americano, lo mettiamo all'interno. Visto che avete capito ma che la stampante non è rotta, infatti guardate, stampa completata, ok, chiudi. Proviamo a stampare il 5 dollari americano. Questa è una stampante appunto acquistata in Italia, quindi magari dite annullamento in corso. Stesso identico problema anche con la banconota da 5 dollari. Proviamo con la banconota da 20 dollari. Dopodiché vi metto quella da 1 perché ha una sorpresa. Banconota da 20 dollari, le ha stampato un triangolino e poi ha smesso. Vabbè, qui i soldi vanno in giro dappertutto, dopo li dobbiamo mettere a posto. Mettiamo la banconota da 1 dollaro americano e andiamo a stampare. Questa banconota riserva delle sorprese, o perché vale troppo poco, o perché non si sa, ma come state sentendo sta stampando. Quindi blocco, non so come mai, perché ho provato anche i 5 euro, negli altri video avevamo provato tutto e non riuscivano a stamparli, quindi non è che le banconote di basso taglio non vengono stampate.
Come vedete, la banconota da un dollaro è stata stampata perfettamente, praticamente, come si dice, meglio dell'originale. Sì, perché ha meno pieghe, sembra bella. Track. Come mai? Questo non ve lo so dire. Comunque, facendo appunto queste prove, abbiamo provato tutte queste banconote, mi sono messo lì a provare e l'unica banconota che sono riuscito a fotocopiare è il dollaro. Ho provato a sovrapporle, ho provato tutto. Allora, procediamo con un altro metodo che mi avete suggerito tanti, ossia di mettere il soldo all'interno e avviamo la scansione e proviamo a vedere. Faccio vedere che all'interno c'è il soldo. Sta iniziando. La stampante dice scansione dell'originale. Ed ecco qua la scansione della banconota. Ora io la salverò nel telefono, nel rullino fotografico. E adesso proveremo ad andare nel rullino fotografico. Eccola qua. E andremo a stampare la foto. Andiamo a stampa. Non è la foto, ma la scansione addirittura, perché la foto è facile. Facciamo partire la scansione. Facciamo partire la stampa, scusate. Ok, il telefono ha inviato la foto della scansione alla stampante. Vediamo se la stampante riuscirà a stamparla oppure no. Qua ormai la banconota si può togliere, mica che me la dimentico al suo interno. E dà un errore diverso, ma ho provato a farlo per ben tre volte e dice carta esaurita. Senza motivo, perché come vedete la carta c'è. Se premo avanti e dico come ho messo la carta, farà lo stesso problema. Pensavo appunto forse la stampante guasta, infatti è la seconda volta che registro questo video perché credevo appunto di sbagliare io. Invece no, la stampante continuerà a far così, a dire stampa in corso, stampa in corso, a cercare appunto di prendere la carta, ma non lo so perché. E poi restituisce sempre lo stesso errore. Se io adesso annullo la stampa e metto dentro a scansionare qualsiasi altra cosa, stampa perfettamente. Sembra quasi che abbia un blocco che non le consente di andare avanti. Quindi anche se proviamo a scansionare i soldi e a ristamparli, il problema è lo stesso. Come vedete, carta esaurita. Io adesso esco, faccio annulla. Annullo la stampa. E facciamo appunto stampare il 2 euro appena si risveglia. Farò dei tagli tecnici giusto per non aspettare questi tempi che fanno venire nervoso a me. Figurate a voi che guardate il video. Proviamo adesso a stampare le monete all'interno. Io non ho caricato la carta, ho tagliato ma il video per farvi capire, ma non ho caricato la carta, non ho toccato assolutamente nulla. Insomma, come avete visto, la stampata la moneta, se proviamo appunto a stampare una cosa che ha scansionato, appunto la banconota da 50 euro, dà errore. Un errore diverso, appunto, diceva che mancava la carta, quando alla fine la carta c'era, e annullando e ripetendo succedeva sempre la stessa cosa, perché è la terza volta che ho provato adesso addirittura. Pensavo appunto fosse la stampante che si era inceppata, invece no, perché come avete visto ho messo una moneta a stampare e l'ha stampata perfettamente senza che io toccassi la carta, senza che io caricassi niente. Quindi, cosa è il sunto di questa terza parte dei grandi video famosissimi, cosa succede se proviamo a fotocopiare le banconote? Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la banconota da un dollaro si stampa, quelle da 50, quelle da 20, questi 2 dollari non si stampano e le monete si riescono a stampare. Se provate a scannerizzarli, come avete visto, dà lo stesso problema, con errori appunto diversi, perché non è che c'è un errore tipo stai stampando i soldi, attenzione, arriva la polizia a casa. Con questo concludo, vi invito a iscrivervi al canale col tastino qua sotto, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, mettete nei commenti se avete altri suggerimenti, così farò una quarta parte dove proverò ancora i vostri suggerimenti. Se la vostra stampante ve lo stampa, me lo dite che modello è, giusto per capire. Questa è una stampante che ho comprato da 6 mesi, quindi è recente, e ha all'interno appunto questo blocco. Vi ricordo che non si possono fotocopiare le banconote, è illegale, quindi non lo fate a casa. Io non vi ho detto niente, mi faccio il mio qua, mi rimetto via il mio gruzzoletto, pronto per scappare all'estero con i dollari che vengono presi dappertutto. Iscrivetevi al canale.